Di nuovo buongiorno, conferenza stampa di chiusura del 37esimo Torino Film Festival, Domenico De Gaetano, ma io comincerei subito invece con la consegna dei premi. No, no, soltanto benvenuti, grazie di essere qui. Quello che posso dire, si sente? Sì. Quello che posso dire è che quest'anno da direttore del Museo del Cinema ho potuto vedere meno film rispetto allo scorso anno, e quindi il fatto di essere direttore ogni tanto ci sono delle cose negative, però mi hanno detto che sono molto belli, quindi sono molto contento, non vedo l'ora di sapere chi ha vinto, grazie. Bene, allora partiamo subito con la consueta consegna dei premi collaterali. Allora, il primo che consegniamo è il premio della scuola Holden. La giuria, composta dagli allievi e dalle allieve del College di Cinema, assegna una menzione speciale ex aequo a Dilda Bimpol di Kantemir Balagov e a A White White Day di Linur Palmason. Mentre il premio per la miglior sceneggiatura di Torino 37 va a Eloio The Platform. Con la seguente motivazione, un film che onora il genere fantastico, sorprendente, tagliente, sociale, abissale, piramidale, alimentare, verticale, un'idea di spazio sviluppata senza un attimo di tregua. Ritiri il premio il regista Galder Gazelu Urrutia. E lo consegnano Francesco Romagnolo e Federica Mappei, allievi del college. Bueno, muchísimas gracias por este premio a la escuela tan prestigiosa que representáis. Muchísimas gracias al festival, a su directora y a todo el equipo. Y nada, pues este premio es para los guionistas, obviamente, es para David de Solá y Pedro Rivero. Son dos personas muy talentosas, apuestas, cuerpos musculados, no, eso es mentira. Bueno, son dos personas, la verdad es que un tanto difíciles, pero yo los quiero mucho y la verdad que me alegro mucho por ellos. Gracias. Ringrazio per questo premio la scuola Holden, che è una scuola così prestigiosa, e ringrazio tantissimo anche il festival. Naturalmente questo premio è un bellissimo premio ed è un premio per gli sceneggiatori, che sono Pedro Rivero e David De Solá, che sono due bellissime persone, due persone molto interessanti, due brave persone che si sono fatti i muscoli per riuscire ad avere a che fare con me. È stato un periodo molto complesso, ma li voglio molto bene e sono dei miei carissimi amici. Grazie ancora. Allora, il successivo è il neonato, il primo anno che abbiamo questo premio, premio DAMS. La giuria, composta da Nicolò Buttigliero, Dario Cerbone, Camilla Fusato, Stefano Tropiano, Chiara Varese, con la seguente motivazione: per la capacità di riunire un comparto attoriale costituito da esordienti e semi-esordienti, con fisicità e fisionomie dissimili, catalizzatore di ambigue pulsioni, assegna il premio come miglior casting director a Vladimir Golov per il film Dilda Bimpol. Non c'è nessuno che ritira, per cui fate fotografare voi.
Ok. Non c'è nessuno che ritira. Non c'è nessuno che ritira. Grazie. Poi, premio Achille Valdata. La giuria composta dalle lettrici di Torino 7, Paola Capuano, Surya Dubois Pallastrelli, Samantha Ghirotto, Luciana Leoni, Elena Merlo, Patrizia Silvestri, Graziella Tripodi, con la seguente motivazione: per la capacità di affrontare un tema così delicato con sensibilità, ironia e cinismo, assegna il premio miglior film a Miss White Light di Paul Schoelberg. Ritirano il premio uno dei protagonisti e produttore Zachary Spicer e la protagonista che è appena arrivata qui con noi, Roberta Colindrez. Dov'è? Hello. Thank you so much for having us here. This is really beautiful. I've heard nothing. I just got here today, and thank you so much for having us. This is a beautiful city and a beautiful festival, and I've heard nothing but really nice things from everyone that I've come across, and it's a huge honor for us to be here. And this is the last festival, I think, of the film, and it feels right to be here. And thank you so much for being so welcoming and so kind to the film and the story that it tells and the people in it. Thank you. Vi ringrazio moltissimo per essere stati così gentili nei confronti del film, nei confronti della storia che racconta, nei nostri confronti. E sono così contenta, io sono appena arrivata, sono così contenta di essere qui al Festival a Torino, e in questo festival è veramente incredibile. Non sono mai stata qui, neanche a Torino, ho sentito delle cose bellissime, sia del Festival dei film di Torino, e sono veramente grata dell'invito, e grazie moltissime di nuovo. E questo è l'ultimo, scusate, festival a cui passa il film, e sembra perfetto questa ambientazione. Grazie. Yeah, thank you. Grazie. this is a real personal film to us. Speaking on behalf of my friend Paul Schoelberg, the writer and director of it, he really wishes that he could have been here to experience this. More people now have seen this movie in Italy than in the place where we made it in, so that's really special. We all come from a small town where we made this movie, and we did not imagine in a million years being in Torino, sharing it with all of you. It really touches us that you guys seem to enjoy the movie so much. So thank you very much. Un grazie dal profondo del cuore anche da parte di Paul Schoelberg, grande amico e regista e scrittore del film, e che avrebbe voluto veramente essere qui con voi tutti e con noi, ma purtroppo non è potuto raggiungerci. Ed è veramente una cosa incredibile essere qua, ed è stupefacente il fatto che in realtà questo è un film molto personale per noi tutti, ed è stato girato in una piccola cittadina, e credo che ora a Torino e in Italia, se non altro, il film l'abbia visto molta più gente di quanto l'abbia visto finora la popolazione in America e gli abitanti di questa piccola cittadina del Nebraska. Quindi da parte di tutti, di noi tutti, un profondo ringraziamento. Grazie. Premio Avanti. La giuria del Premio Avanti, cioè Agenzia Valorizzazione Autori Nuovi Tutti Italiani, formata da Giulia Esposito, Giorgia Goi e Andrea Zanoli, assegna il Premio Avanti, che consiste nella distribuzione di un'opera prima nella rete dei cineforum e dei cineclub italiani, con la seguente motivazione: un film profondo e sorprendente che introduce lo spettatore a un mondo fatto di silenzi, per poi trascinarlo in un crescendo di emozioni travolgenti e tremende. Il film riesce a mostrare con sensibilità e al contempo forza dirompente come l'amore più grande e incondizionato
possa coesistere con il dolore e la rabbia. E il difficile percorso di accettazione di queste lacerazioni interiori tra sentimenti ugualmente legittimi. La riuscita alchimia dei comparti tecnici conferisce a quest'opera uno straordinario realismo al servizio di una brillante regia che alterna elegante classicismo a momenti di illuminata autorialità. E il premio della distribuzione va a A White, White Day di Linur Palmason. Ritira il premio Julius Krebs Dams, montatore. Thank you. Thank you very much. I talked to the director earlier, and unfortunately he couldn't be here. But luckily for me he couldn't be here, so I'm here. He's very happy with the prize, and it's very nice to get the film out to more people. He's happy in the cold, and I'm happy here in the more warm country. And thank you very much. Thank you. Grazie mille. Ho parlato poco fa con il regista, che purtroppo non è potuto venire qui a Torino. Per me è stata una grande fortuna che lui non potesse. È molto felice di questo premio e soprattutto dell'opportunità che il film avrà di incontrare un pubblico ancora più vasto. Lui è al freddo, io sono qui al caldo di Torino con il vostro calore. Grazie mille. Grazie. E siamo arrivati al premio Gli occhiali di Gandhi, che in realtà verrà consegnato oggi pomeriggio alle 16 nella loro sede. La giuria della nona edizione del premio Gli occhiali di Gandhi, composta da Loredana Arcidiacono, Dario Cambiano, Massimiliano Fortuna, Alessandra Culasso, Gabriele Pugliatti, assegna una menzione speciale a Nur di Maurizio Zaccaro e assegna con la seguente motivazione: per la doverosa attenzione a uno dei problemi più disperanti del nostro tempo, per non perdere di vista i valori universali dell'accoglienza e della solidarietà che danno senso alla nostra vita, il premio Gli occhiali di Gandhi va a Sono innamorato di Pippa Bacca di Simone Manetti. E verrà consegnato oggi pomeriggio. Premio Interfedi. La giuria Interfedi, promossa dalla Chiesa Valdese e dalla Comunità Ebraica di Torino, con il patrocinio del Comitato Interfedi della città di Torino, è composta da Sophie Peyronel, Chiesa Valdese, Daniele Segre, Comunità Ebraica, e Beppe Valperga, Comitato Interfedi, attribuisce la settima edizione del premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità con la seguente motivazione: rappresenta in modo efficace e crudamente realistico, con un'ottima recitazione e direzione, la condizione lavorativa femminile in un laboratorio tessile di un'area economicamente marginale, presentando una storia di emancipazione e coraggio che muove dalla presa di coscienza di diritti da noi dati per scontati e in altre realtà ancora da affermare. Premio Interfedi va a Made in Bangladesh di Rubaiya Hossain. Grazie. Grazie. E a questo punto faccio subito i ringraziamenti. Ovviamente, come sempre, ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del 37esimo Torino Film Festival, che è stato realizzato con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, RAI.
Main sponsor Intesa San Paolo, sponsor Hamilton e Cucci Terme, vettore ufficiale Air France, official car Mazda, partner tecnici Flyfood, Martini, Gobino, Rare, Subti, Soft Solution, partner culturali Fondazione Sandretto Re Baudengo, DAMS, IED, Fondazione Ente dello Spettacolo, Media Partner, Rai Movie, Rai News 24, Radio 2, Radio 3, Rai Play, Torino 7, Fred Radio, Cinecittà News, Movieplayer.it, Festival Scope. Li ringraziamo tutti anche da parte del presidente del museo Enzo Ghigo. Grazie. Generalmente si chiede se a questo punto ci sono domande. Però sui premi? Dubbi no, sui premi. No. No. Essendo conferenza stampa in chiusura. Bisogna... Qualche dato. Ah no, allora per quello che riguarda i dati, mi sta dicendo Domenico i dati. Allora, i dati conclusivi, definitivi, i numeri del festival, è già uscito il dato del primo weekend. Allora, siccome abbiamo ancora tutt'oggi e tutto domani, li renderemo pubblici martedì. Ci sono... porta il microfono con la signora. Sono la signora Caprara. No, voglio dire così, mi sembrava normale chiedere al direttore una valutazione di questa edizione, di come è andata, di cosa è soddisfatta, di cosa non è soddisfatta. Poi mi sembra anche curioso che nessuno chieda nulla, perché si parla continuamente dello stesso argomento in questi giorni, e cioè che cosa succederà nella prossima edizione, e quindi è normale che insomma uno lo chieda invece che parlarne solo in corridoio. Allora, io posso parlare della prima parte della domanda. Allora, visto che il dato del weekend, nonostante fossimo in un'area climatica stile Blade Runner e che quindi ci ha tagliato fuori, in realtà considerate ci ha tagliato fuori l'Interland, perché chiudevano i ponti, franavano le strade, eccetera. Ecco, ciò nonostante il dato del weekend ha fatto pari col dato del weekend dell'anno scorso, cosa che ovviamente ci ha fatto pensare che se non ci fosse stata questa situazione atmosferica terribile probabilmente avremmo avuto ancora più pubblico. E immagino che anche nei giorni successivi sia andata nella stessa maniera, perché io vado a fare molte presentazioni e vedo le sale, sento la gente, vedo le sale, per cui credo che sia andata nella stessa, e sento anche le persone che mi parlano, per cui io in realtà sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione. Sono molto soddisfatta, dico due o tre cose abbastanza a caso, di come è andata la retrospettiva horror classico, che era un pochino una scommessa, perché non è detto che poi i giovani che non li conoscono abbiano voglia di andarli a vedere, e invece da quello che mi risulta le sale che hanno proiettato i classiconi a partire dal muto sono andate sempre molto bene. Sono e ringrazio e sono molto contenta ovviamente della presenza di Barbara Steele, che è stata un po' l'icona del festival, e di Carlo Verdone, che ha fatto sempre il pieno nella oltre il pieno di selfie, poveretto, non riusciva a mettere un piede fuori dalla stanza, immagino, neanche dall'albergo, ma ha fatto veramente il pieno delle sale nelle quali presentava i suoi film, cosa che non era peraltro completamente scontata. Sono contenta di avere proposto, lo ripeto per la centesima volta, di avere proposto la personale completa di Teona Strugar-Mitevska, avendo visto a Berlino il suo film più recente. Quindi poi le ho chiesto di vedere tutti gli altri e me li ha mostrati, e ho detto ti facciamo la personale, perché questa decisione anche sta, oltre che dal gradimento del pubblico e degli addetti ai lavori che volevano vedere i film di Teona, è stata anche confortata dal fatto che la signora Strugar-Mitevska tre giorni fa ha vinto con Petrunia il premio Lux del Parlamento Europeo. Quindi
Sono complessivamente soddisfatta. Secondo me è stata un'edizione vitale, è stata un'edizione bella. Siccome sono usciti articoli che parlano di certe cose, che poi è la solita domanda che tutti ci sentiamo fare da una decina d'anni circa: a cosa servono i festival, perché fare ancora i festival, eccetera. Allora, lo ripeto per la 200ª volta, secondo me in questo momento in Italia, non solo in Italia, in tutta Europa, probabilmente in tutto il mondo, in Italia in particolare, perché non possiamo dire che in questo paese abbiamo una magnifica situazione di esercizio e distribuzione cinematografica, non è colpa di nessuno, ma non siamo messi benissimo. Ecco, sono convinta che i festival più grandi e più piccoli servano anche in larga misura a far conoscere dei prodotti che altrimenti rimarrebbero completamente sconosciuti. E non vale l'obiezione, oggi si scarica tutto e si può trovare tutto. Perché un conto è che ti vai a scaricare Star Wars perché sai che c'è, ma Teona, Strugar, Mitesca o White White Day o Bimpol, dico dei titoli a caso, se uno non sa che esistono non li va a cercare e non se li scarica. Quindi io credo che in gran parte servano da una sorta di piccola, quello che servivano una volta i cineclub che non ci sono più, una sorta di piccola distribuzione alternativa sia del non ovvio odierno che delle cose del passato. È un piccolo circuito alternativo. Per quello che riguarda la percezione poi appunto dei festival, capita spesso che i giornalisti, che noi, ecco mi ci metto in mezzo, abbiamo una percezione distorta. Allora, quando io vado ai festival, seguo i miei percorsi, che sono i percorsi per la stampa. Un critico, giustamente, segue i percorsi per la stampa, vede i film nella sala stampa e poi scrive dei film che ha visto nella sala stampa. È perfettamente giusto e perfettamente logico, però io se oggi dovessi dire qualcosa sulla percezione che ho del pubblico del Festival di Cannes, non potrei dirla, non lo so. Non lo so perché io il pubblico del Festival di Cannes non lo vedo, io vedo i miei colleghi, per lo più. Questo vale per Cannes, vale per Venezia, vale un pochino meno per Berlino e Rotterdam, perché sono molto più mescolate le cose in spazi analoghi. Per cui pregherei, lo faccio io per prima, mi incolpo per prima, capire cosa serve un festival, quanta gente va a un festival, qual è il pubblico di un festival, per favore andare a toccare con mano, a vedere le sale nelle quali c'è il pubblico del festival. E mi ci metto, ripeto, io per prima. Io non so valutare il pubblico di un festival che frequento da critico perché non lo vedo. E il festival, se aveste il polso del pubblico, capireste che il festival serve a far conoscere delle cose che la gente altrimenti non vedrebbe. Grazie. Questa... Sulla seconda parte della domanda io ovviamente non posso dire niente. Ci sono altre domande? Bene, allora se non ci sono altre domande io mi ridichiaro orgogliosa del Torino Film Festival com'è, che può migliorare ovviamente come tutte le cose. Forse Fulvia Caprà mi ha chiesto anche le cose negative. No, in realtà io non posso dire, come dire, del tuo figlio c'ha le cose negative, poi non le dici naturalmente, no? So che non è, cioè è un problema che ci coinvolge tutti, che coinvolge tutto, non solo il mondo dei festival, anche il mondo dei giornali e tutti quanti. Purtroppo abbiamo tutti dei budget sempre più risicati, non è colpa di nessuno, è colpa di come vanno le cose in questo momento. Ovviamente se ci fosse
un budget più alto, noi saremmo non felici di più di avere al Festival di Torino delle grandi star. Ovviamente ci piacerebbe moltissimo, con 1.900.000 euro complessivi, che cioè riguardano, appunto, come ho già detto alla conferenza stampa di Roma, riguardano tutto, compreso le persone, il personale assunto fisso, l'affitto degli uffici, il telefono, l'acqua, la luce, il gas, eccetera. Si fa molta fatica a investire le cifre che vanno investite, che sono anche superiori a quelle apparenti, le cifre che vanno investite per avere le grandi star. Cioè, le grandi star gli devi garantire uno standard, un livello standard di viaggio, accoglienza, persone che portano con sé e anche visibilità, che in questo momento il Torino Film Festival farebbe fatica a sostenere. E comunque abbiamo fatto e facciamo tutto quello che possiamo per riuscire a convincere delle persone a venire a budget, cioè senza pagarle, ecco, tanto per essere molto espliciti, senza pagarle, pagandogli ovviamente le spese, perché quello è il minimo indispensabile. Però non abbiamo nulla contro... Cioè non vorrei che ci fosse la percezione del Torino Film Festival è un festival per intellettuali. È tutte le cose insieme, tutte e due. Io personalmente mi considero molto pop, per cui tant'è vero che faccio le retrospettive sull'horror, quindi... E invito Barbara Steele. Va bene, queste sono le cose che volevo dire io. Se non c'è altro, chiudiamo. Grazie a tutti voi e grazie soprattutto ai lavoratori, cioè a tutte le persone che hanno reso possibile questo festival, a partire naturalmente dalla direttrice fino naturalmente all'ultima delle maschere, che tutti ovviamente sono indispensabili per far sì che il festival sia un successo. E anche voi naturalmente, critici, giornalisti e il pubblico naturalmente. Grazie mille a tutti, arrivederci. Grazie, ci vediamo stasera.